sono giorni in cui la sede Mediaset di Cologno Monzese è letteralmente presa d'assalto da un esercito di ragazzi muscolosi e tanti. No, non si sta girando una versione italiana del film 300. Sono bensì iniziati i casting per i nuovi volti del TG satirico più famoso d'Italia, Striscia la Notizia, giunto ormai alla sua 26esima edizione. Striscia deve la sua longevità alla sua capacità di leggere e raccontare cambiamenti e mode del momento. Ecco perché ora, al posto delle amate, fortunate e sognate veline, finalmente arrivano i velini, la trasposizione televisiva dell'ormai diffuso concetto di Toy Boy. E a noi donne la cosa piace e farà sicuramente alzare gli ascolti. I ragazzi che si sono proposti, già più di 400, sono pronti a sfondare e non sono minimamente turbati da questo stravolgimento di ruolo. Posano davanti alla telecamera sicuri e ammiccanti, ovviamente in slip. Naturalmente, per poter essere selezionati, devono avere dei requisiti: spigliatezza, dinamicità, musicalità e muscoli capaci di bucare lo schermo. Qualche conoscenza di cultura generale ben accetta, ma non indispensabile. Tanto si sa, com'era per le donne, sarà ora per l'uomo. Dovranno sorridere, ma guai ad aprir bocca. I ragazzi accorsi per la prima giornata di reclutamento hanno tutti tra i 18 e i 25 anni e provengono dalle province di tutta Italia. Non da grandi centri abitati, ma paesini in cui si parla ancora il dialetto. In tanti affermano di aver studiato per ripulire e aggraziare la propria parlata. Hanno citato metodi attoriali di rilievo, per poi però far confusione sui nomi dei creatori, generando piacevoli mashup come Stanislavski. Ma torniamo a dire, che importa, viva la beata gioventù, che ripassa la parte tra un sollevamento pesi e l'altro. Comunque, per non fare di tutta l'erba un fascio, alcuni sono laureati e magari con una brillante carriera economica davanti. Ciò che è certo, comunque, è che i tempi sono cambiati. Due donne super più domineranno la scena, Virginia e Raffaele e la storica Michelle Hunziker, che tra l'altro è vicina al parto. A fianco a loro, due cuccioli di uomo mansueti, che sulle note della hit del momento ci intratterranno in piacevoli stacchetti. Qual è il passo successivo? Donne in panciolla sul divano a guardare la TV, mentre i mariti lavano i piatti. La parità dei sessi in Italia è finalmente vicina.